Ecco, accendiamo LEG. Usiamo blocchetti di accensione naturali, fiammiferi lunghi o un accendino da barbecue, ma soprattutto serve un grosso sacco di carbonella. Usate preferibilmente carbonella a pezzi grossi. Non usate mai mattonelle combustibili, legno o altro materiale. Questi combustibili ostruiscono il Big Green Egg e non permettono una corretta gestione della temperatura. Cominciamo con l'applicare il disco nero a forma di margherita. Questo ci permetterà di controllare l'aerazione e di conseguenza la temperatura. Quindi riempiamo l'egg con carbone vegetale fino al margine superiore del braciere. Il braciere è la parte inferiore in ceramica all'interno dell'egg. Assicuratevi che la valvola di ventilazione alla base sia aperta e tenete aperto il coperchio durante l'accensione. Disponiamo tre blocchetti di accensione in mezzo alla carbonella e accendiamoli. La carbonella inizierà a bruciare bene dopo circa 12 minuti. A quel punto possiamo chiudere il coperchio. Il Big Green Egg arriverà presto in temperatura. Regolate il disco a margherita e la valvola di ventilazione inferiore per ottenere la temperatura desiderata. Guardate anche il video relativo alla regolazione della temperatura per vedere come mantenere l'egg ad una temperatura costante, alta o bassa. Ecco, così a casa potrete mettervi al lavoro, ma non indossate ancora il grembiule. Prima vi facciamo vedere come spegnere l'egg. Spegniamo l'egg bloccando completamente l'ingresso di ossigeno. Chiudiamo la valvola di ventilazione inferiore. Chiudiamo il disco a forma di margherita posto sul camino o, meglio ancora, sostituiamo il disco con il tappo in ceramica. Attenzione! Dopo la chiusura conviene lasciare chiuso l'egg per 20 minuti in modo che il carbone si spenga del tutto. L'ingresso improvviso di ossigeno potrebbe causare lo sviluppo di un ritorno di fiamma. Bene, ora sapete accendere e spegnere l'egg. Per altri video sull'egg date un'occhiata al nostro sito biggreenegg.eu. Lì troverete anche squisite ricette da provare a casa.